Questo programma è offerto da Bagheria, replica del sindaco alle dichiarazioni del consigliere sfiducia Pario. Figarazzi, rinvio consiglio comunale, causa lutto. Villa Abate, traffico rallentato. Palermo, settimana contro i tumori. Bagheria, replica del sindaco alla dichiarazione del consigliere sfiduciatario. E botta e risposta ai microfoni di Canale 8 dopo le dichiarazioni del consiglio Maurizio Logarbo, tra i firmatari in consiglio della sfiducia al sindaco, rilasciata al VG8. Infatti, dopo la messa in onda delle dichiarazioni del consigliere all'edizione delle 14.30 del 12 marzo, immediata la richiesta del sindaco dottor Vincenzo Romeo di replicare a tali dichiarazioni. Tempestiva incursione a Bagheria delle nostre telecamere per incontrare il sindaco e dare a lui il diritto di replica. Cosa può rispondere a questo? Ma rispetto a quale obiettivo è inadeguato? Cioè, certo, se è un sindaco di uno schieramento diverso, è inadeguato, è una parola così generica, ma bisogna concretarla rispetto a quale obiettivo. Io ho fatto scelte che nessun sindaco sinora aveva fatto. Tutti hanno aumentato la spesa e io l'ho diminuita. Un sindaco che fa scelte drastiche, impopolari, perché vuole salvare il comune e i bagheresi, ovviamente, e vuole impedire che ci sia un aumento di tasse per sempre, ma per un periodo limitato, è chiaro che deve togliere tutto e deve togliere servizi che non sono essenziali o servizi inutili o spese assolutamente superflue, figlie del clientelismo degli anni passati, dove a governare sono stati appunto questi gruppi. Quindi è chiaro che è inadeguato, inadeguato rispetto all'obiettivo che loro, rispetto ai loro obiettivi, diverso rispetto ai loro obiettivi e che ha fatto scelte che loro non hanno saputo fare. Atto motu proprio che doveva passare dal Consiglio Comunale, come ad esempio l'aumento dell'IRPEF che dallo 0,3% cioè per 1000 era passato allo 0,8%. Quindi il Consiglio non ha approvato questa vicenda, ma lei con una delibera di giunta ha mandato avanti la cosa. Ecco, questa era una delle precise accuse che loro muovevano. Ma non solo questo, anche da Tarso è avvenuto in questo modo, che non ha fatto il Consiglio, da quando ci siamo noi, non ha voluto aumentare alcunché. Ora il sindaco non vuole aumentare alcunché in linea di principio. In linea di principio nessun amministratore vuole aumentare l'imposizione a carico dei propri concittadini. Io sono stato eletto dai bagheresi e quindi meglio, penso sicuramente meglio del consigliere faccio gli interessi dei bagheresi. Non me lo deve suggerire certamente un consigliere di opposizione per giunta. Anche perché vogliamo poi capire quali proposte hanno fatto questi consiglieri su questi temi in particolare, perché capirà bene che criticare è facile, risolvere i problemi è altra cosa. E allora, sull'IRPEF, vero, noi l'abbiamo fatta perché dobbiamo chiudere il bilancio, riteniamo che sia competenza della Giunta, ci siamo opposti rispetto alle osservazioni che ha fatto il Ministero, siamo al TAR. Se perderemo, renderemo conto del nostro operato. Siamo profondamente consapevoli di aver fatto una cosa coscientemente. La stessa cosa lì, la Tarsu. La Tarsu bisognava aumentarla molti anni prima, perché il costo del servizio era 10 milioni di euro, il gettito 5 milioni di euro. E allora, la colpa è mia che ho allineato per un obbligo di legge le entrate o le uscite, o la colpa è di chi ha determinato questi costi così elevati a fronte di un servizio inesistente? È chiaro che oggi criticare è semplice, ma bisogna risolvere i problemi. Il punto di vista dell'amministratore è quello di dare soluzione concreta ai problemi. Certo, insomma, le critiche di per sé sono facili e chi non vorrebbe aumentare le tasse?
Palermo, acqua inquinata nel quartiere Borgo Nuovo. È stato vietato l'uso alimentare dell'acqua distribuita dal serbatoio Borgo Nuovo dell'AMAP. Dagli indicatori microbiologici riscontrati dall'ASP è venuto fuori che in quell'acqua vi è un'incisiva presenza di batteri e coliformi, che supera il limite consentito per far sì che un'acqua sia potabile e utilizzabile per l'ambito domestico. Adesso l'AMAP dovrà provvedere a clorare maggiormente l'acqua, cercando di compensare la problematica riscontrata. Inoltre, è necessario risalire alle cause dell'inquinamento, così da evitare futuri e spiacevoli disagi. Il sindaco Leoluca Orlando ha disposto un divieto per l'uso alimentare per tutto il quartiere Borgo Nuovo e zone limitrofe. Ficarazzi, rinvio per lutto, Consiglio Comunale 13 marzo 2014, ore 21. A seguito del grave lutto che ha colpito la cittadinanza di Ficarazzi, in particolare alcuni consiglieri comunali, sentito il parere del capigruppo, il presidente del Consiglio, Sergio Cuccio, comunica che la seduta consiliare prevista per oggi alle ore 21 viene rinviata a data da destinarsi. Palermo. Denunciato dipendente comunale per contraffazione e vendita di DVD pirata. Un uomo di 56 anni, originario di Bagheria, è stato fermato dalla Guardia di Finanza per un normale controllo, ma gli agenti, insospettiti da alcuni scatoloni contenenti DVD e CD, hanno proceduto alla perquisizione a casa, dove hanno trovato fogli con i nomi dei clienti. Il dipendente del comune di Palermo gestiva un vasto traffico di CD e DVD pirata, potendo contare su una vasta rete di clienti in tutta la provincia. Alcuni dei DVD erano riuniti in plichi sui quali erano annotati i nomi dei clienti a cui dovevano essere recapitati, mentre altri ordinativi erano riportati su fogli di carta che l'uomo aveva con sé. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti ancora altri 1000 DVD con giochi per PlayStation, 600 CD musicali, 1000 fotocopie a colori di locandine di film con 600 bustine di cellophane per confezionare i supporti. Infine, 1800 euro, frutto degli incassi già realizzati per la vendita dei prodotti pirata. Tutto il materiale è stato sequestrato e l'uomo denunciato per violazione delle norme sul diritto d'autore. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristoranti e pizzeria. Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Villa Abate, traffico rallentato. Stamane l'ingresso come l'uscita da Villa Abate risultava non privo di impedimenti, grazie ai lavori in corso d'opera da parte di una squadra dell'AMAP. I lavori vedevano impegnata una delle corsie di via Messina Montagne, adiacente allo svincolo per accedere a Fondo Vitale. Questo ha creato non pochi disagi ai tanti che all'ora di punta, erano circa le 9, si avviavano ad iniziare una lunga giornata di impegni. Non certo con i migliori auspici, rimanendo imbottigliato nel traffico per parecchi minuti. Palermo, accordo siglato per il punto vendita Grande Migliore. È stata firmata a Roma con il Ministero dello Sviluppo Economico la cessione definitiva dei punti vendita Migliore di Mino Tarbartolo a Palermo e del punto vendita di Trapani alla società GECO degli imprenditori palermitani Bellavia. Dopo un lungo lavoro durato quasi 2 anni siamo riusciti a chiudere un'operazione molto importante che assicurerà il lavoro quasi ad un centinaio di persone, ha spiegato Alessandro Ammirata, legale della società GECO. Il piano industriale, concordato con il Ministero dello Sviluppo Economico, è stato pienamente rispettato.
Stato, così come gli impegni che abbiamo preso con i sindacati e le istituzioni. Grazie a questa cessione abbiamo la serenità di poter pianificare anche gli investimenti che interesseranno sia il polo di Palermo che quello di Trapani, dove abbiamo intenzione di potenziare ulteriormente il settore dedicato alla casa. Sarà un percorso che finalmente riuscirà a dare il giusto valore a quella che è stata un'insegna storica del commercio cittadino. In totale sono circa 80 i lavoratori dell'ex Migliore che hanno già ripreso il lavoro, di cui 57 a Trapani e 23 in quello di Palermo, di via Notar Bartolo. I lavoratori potranno essere riassunti stabilmente. Adesso non resta che attendere il bando per la cessione del punto vendita Grande Migliore di via Regione Siciliana. Ficarazzi, progetto comunale per le famiglie disagiate. Alle 15 di sabato 20 marzo si terrà presso l'aula polifunzionale del comune di Ficarazzi il seminario di lancio di Spazio Famiglia dal tema Famiglia in Comune, modelli, interventi e azioni di welfare comunitario. L'incontro è organizzato in collaborazione con il CERISDI, Centro Ricerca e Studi Direzionale, che da 4 anni collabora con l'Assessorato Comunale alle Politiche Sociali al fine di garantire un servizio rivolto alle famiglie meno abbienti del territorio, nonostante i tagli che attanagliano gli enti locali. Prenderanno parte l'assessore comunale alle politiche sociali Giovanni Giallombardo e l'assessore regionale alle politiche sociali e al lavoro Esther Bonafede. L'incontro sarà impreziosito da personalità dei servizi territoriali, istituti scolastici e amministrazione martorana. Il progetto si propone come obiettivo quello di agevolare e potenziare il rapporto tra genitori affidatari e figli. Il sindaco Francesco Martorana commenta: grazie all'operato dei servizi sociali e dell'assessorato alle politiche sociali, Spazio Famiglia volge alla sua 5ª edizione e comprova la volontà di questa amministrazione di rafforzare le fasce più deboli, offrendo loro servizi di supporto attraverso criteri di eguaglianza sociale. L'assessore Giallombardo commenta: Spazio Famiglia volge alla sua 5ª edizione perché è frutto di un modus operandi basato sulla conferenza. Pertanto l'assessorato alle politiche sociali prende le distanze da quanto sommariamente e in modo inattendibile è stato riportato in data 8 marzo da Ficarazzi Blog in merito al lancio del seminario e alle relative argomentazioni. E annuncerà per tempo il programma definitivo. Mister Bianco, gelataio ucciso dal fratello. Giuseppe Consoli, 57 anni, è stato ucciso dal fratello Luigi con 5 colpi d'arma da fuoco. Erano circa le 20 di ieri sera, mentre Giuseppe, come era solito fare, vendeva gelati ai ragazzi che terminavano la partita nei campetti della scuola della Milicia, in via Pirandello. Il fratello avrebbe ucciso la vittima a causa della violazione di un patto, secondo cui non dovevano essere venduti gelati a meno di 100 metri dalla casa del fratello. Questa violazione avrebbe scatenato l'ira dell'uomo che, presa la pistola a casa, gli avrebbe inflitto 5 pallottole. 2 spari avrebbero inoltre raggiunto anche la moglie della vittima, Giuseppina Pappalardo, che si trova in gravi condizioni presso l'ospedale Garibaldi. Una delle figlie della coppia avrebbe anche indicato ai carabinieri che a sparare ai genitori sarebbe stato lo zio Luigi. I carabinieri sono alla ricerca dell'omicida. La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. È questo lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Palermo, un pomeriggio per ricordare il barone Donufrio.
A una settimana dall'evento in ricordo delle vittime della mafia, organizzato dall'associazione presieduta da Don Luigi Ciotti, si svolgerà alle 18 di sabato 15 marzo, presso la Bottega dei Sapori e dei Saperi della Legalità di Libera, in piazza Castelnuovo 13, per non dimenticare un uomo d'altri tempi, il barone Antonio Donufrio. L'ex capo della polizia Manganelli lo ricordava come amico del dottor Montana, tifoso delle istituzioni, vicino alla polizia, pronto a fare chissà che cosa per cambiare il mondo in meglio. Venne ucciso il 16 marzo del 1989, a soli 39 anni, dopo una raffica di mitra e un colpo di pistola in bocca. La firma di Cosa Nostra sui cadaveri di chi ha parlato troppo. All'evento prenderanno parte Giovanni Pagano, coordinatore provinciale di Libera Palermo, Vittorio Costantini, segretario nazionale del SIULP, il consigliere comunale Fausto Torta, presidente della quinta commissione attività culturali, Isidoro Farina, presidente della Football Club Antimafia. Interverranno i familiari del barone, il figlio Giuseppe, la sorella Beatrice, la moglie Tiziana Polaschi. Villa Abate, compleanno del parroco del Sacro Cuore di Gesù. Oggi la comunità tutta della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù festeggia il compleanno del suo parroco, Don Giuseppe Ricalzi, che ormai è alla guida della parrocchia da più di un anno. Don Giuseppe Ricalzi ha saputo dare i giusti input alla comunità, orientando la stessa ad una comunità sempre più coesa e fraterna. Lo stesso tema dell'anno pastorale in corso ribadisce tale concetto, un cuor solo in un'anima sola. Buon compleanno, Padre Giuseppe! Palermo, settimana contro i tumori. A promuovere l'iniziativa dal 16 al 23 marzo è la LILT, Lega Italiana Lotta ai Tumori, per informare correttamente, sensibilizzare e rendere consapevoli che la prevenzione rappresenta lo strumento più efficace per vincere i tumori. Anche a Palermo, la cui sede è al settimo piano di Palazzo Barone, in via Lincoln 144, numerosi volontari mettono quotidianamente a disposizione degli utenti i propri ambulatori, fornendo servizi di dermatologia, ginecologia, senologia e tanti altri. Per tutta la prossima settimana, la LILT proporrà un convegno al Civico di Palermo sulla prevenzione primaria, un progetto sul riuso e un torneo di pallavolo femminile tra rappresentative scolaresche, ma anche tra Football Club Antimafia e la LILT. Figarazzi, attestato di stima al concittadino Angelo Maugeri. Il sindaco Paolo Francesco Martorana ha premiato Angelo Maugeri, nato e cresciuto a Figarazzi, ma che da molto tempo vive a Milano. Porto in alto il nome di Figarazzi, affermandosi nel mondo della musica, annoverando collaborazioni eccellenti, partecipando a momenti importanti della musica italiana come i tour organizzati da Radio Cuore, R101 e Radio Italia. Memorabile l'evento organizzato a Milano in Piazza Duomo, dove si è esibito davanti a 15.000 persone rapite dal suo talento. Per noi è un grande onore. Oggi incontriamo pure Angelo, che è un giovane artista che è nato a Figarazzi, ha vissuto qui gli anni della sua infanzia per poi trasferirsi al nord, dove sta così coltivando con grande forza ed energia il suo talento artistico. Lui è impegnato nel canto e vi devo dire che andando su YouTube ho avuto modo di vedere, diciamo, i suoi video, la sua pagina Facebook con 30.000 contatti, cioè numeri già da grande artista. Persona umile che con grande coraggio porta in giro la sicilianità nell'accezione più bella, quella più positiva. I siciliani spesso fanno parlare di loro in negativo, però molti, e Angelo appartiene a quella diciamo platea di gente che si trasferisce al nord e attraverso la loro arte, la loro intuizione, la loro, diciamo, fantasia e intelligenza riesce, diciamo così, a regalare belle pagine della nostra Sicilia. Angelo oggi mi ha donato il suo ultimo lavoro, un album dove ci sono, diciamo, i suoi ultimi successi. Noi invece abbiamo regalato un libro di storie siciliane, dove l'autore Giacomo Tamburino racconta tra la realtà della nostra Sicilia e un po' la fantasia, romanzando, diciamo, la nostra sicilianità, quello che noi siamo. Io la ringrazio il comune di Figarazzi, alla quale sono sempre legato, oltre a
dalla mia vita, insomma, la mia famiglia, e mi ha visto crescere, nascere, vivere per 12 anni fino alla terza media, sono rimasto qui. È stato un paese che mi ha dato tanto e non potrò mai dimenticare. Ho bellissimi ricordi e tutte le volte che torno mi sento sempre a casa e dico sempre: questa è la mia gente, la mia terra, e sono molto onorato di essere nato qui e di avere avuto in tutti quegli anni persone vicino che mi hanno insegnato molto e mi hanno cresciuto, hanno dato veramente dei grandi insegnamenti, dei grandi valori, ed è bello, e io porto sempre nel cuore la città di Ficarazzi e la ringrazio per questo meraviglioso dono che mi avete fatto. Questo programma è stato offerto da i nostri amici ed amiche che seguono il meteo.it. Previsioni per venerdì 14 marzo 2014, sempre stabile l'alta pressione che ormai si è insediata sulla nostra penisola, attenzione a qualche nube in più sulle isole maggiori che darà delle piogge in Sicilia. Ecco il dettaglio grafico: al nord continua ad esserci un tempo ampiamente soleggiato su tutte le regioni, con un clima decisamente gradevole per tutta la giornata. Raggiungiamo le regioni centrali, tanto sole vedete su tutti i settori peninsulari. Sulla Sardegna assisteremo ad un aumento della nuvolosità su tutti i settori, ma senza fenomeni degni di nota. Nubi sparse anche sul basso Lazio nel corso della giornata. Scendiamo infine nelle regioni meridionali, bel tempo ampiamente soleggiato anche qui, soprattutto sui settori peninsulari. In Sicilia, ecco, avremo una nuvolosità diffusa con precipitazioni sparse possibili su tutta l'isola, possibili anche dei temporali, specie sul palermitano in serata. Anche per oggi nessuna precipitazione nevosa prevista, venti tutti deboli dai quadranti orientali sul Tirreno, più settentrionali in Adriatico. Temperature minime vedete in leggero aumento, comprese tra i 5 e gli 11 gradi su tutta la penisola. Di giorno sarà più caldo ovunque, registreremo valori tra i 17 e i 21 gradi su tutte le nostre regioni. Benissimo, la previsione finisce qui ed è tutta positiva. Nella nostra pagina Facebook mettiamo alla prova le vostre conoscenze geografiche. Sapreste dire dove sono state scattate le foto che inseriamo? Alcune sono più facili, altre un pochettino più difficili. Certo, bisogna conoscere bene il territorio italiano, quello sì, ma voi siete bravi. Ti aspettiamo online. Ciao!